Un saluto agli amici di Mini Cosplay e benvenuti in questo video di fine anno. Allora, in questo video raccolgo un po' qualche domanda che ho fatto nel precedente post su Instagram e tutte quelle domande che mi sono state fatte nel post attuale sempre su Instagram. Quindi risponderò un po' a tutte le vostre curiosità. Io direi di iniziare subito. Allora, partendo dal post precedente che avevo messo su Instagram, arriva da Tutto Tech. Sono due domande qua e l'altra domanda l'ha formulata nel post attuale. Allora, la prima è: da quando ci sei su YouTube? Allora, io sto su questa piattaforma, sto su YouTube da circa un anno e qualcosina. Poi dopo risponderò all'altra domanda che mi è stata fatta. Allora, l'altra domanda è: che lavoro fai? Allora, attualmente, diciamo, mi sposto quasi sempre da Napoli verso Milano perché lavoro con un'azienda di Milano e il mio lavoro è il tecnico informatico da parte di Lottomatica. Allora, partendo dal post attuale e parto subito con una domanda fatta da Web Libero, mi dice: cosa ne pensi di me? Cosa ne penso di te? A dire la verità, sei stato uno dei miei primi 200 seguaci su Instagram. Ho avuto modo di guardare i tuoi video e devo dire di te che per quanto riguarda l'informatica e per quanto riguarda il gaming ne sai molto. L'altra domanda che mi hai fatto, sempre di Web Libero, mi dice: qual è il tuo sistema operativo preferito? Allora, questa risposta sicuramente non ti piacerà, mio caro Claudio, perché ti conosco anche per nome. Togliendo Linux, mettendo Linux da parte perché sono cresciuto con Linux, mi rimangono fuori Android e Windows. E ti dico subito qua che il mio sistema operativo è Android, per il semplice motivo che attorno adesso ruota tutto l'ecosistema Google e posso tenere sincronizzati tutti i miei file, ovvero foto, video, audio, rubrica telefonica e quant'altro, e posso accedere a tutti questi miei file con il mio account Google. L'altro sistema operativo che è rimasto fuori è Windows. Windows lo utilizzo da un bel po' di anni e principalmente lo utilizzo per guardare film su Netflix e editare i miei video per poi postarli su YouTube. E proprio rimanendo qui su Windows, voglio rispondere ad una domanda che mi è stata fatta da Mastro Jack e mi dice: che programma usi per editare? Allora, partiamo dal fatto che per editare io non utilizzo un computer di chissà quale alte prestazioni, ma mi sono affidato ad un software che non sia Adobe Premiere, che non sia Sony Vegas, perché quei due software oppure altri sono un pochino pesanti per il mio computer e soprattutto un po' macchinosi, e ho scelto di editare con CyberLink Power Director in versione 15, e sottolineo la versione 15 perché rispetto alle altre versioni che sono arrivate dopo porta qualche impostazione in più, qualche opzione in più che nelle superiori versioni non ci stanno. Andiamo avanti. L'altra domanda che mi è stata fatta è da Tutto Smart e Wearable e mi chiede: come ti è venuta la pazza idea di fare video su YouTube e non solo? Allora, la pazza idea di fare video su YouTube è nata proprio guardando i vostri canali. Quindi qualche anno fa sono venuto a conoscenza dei vostri canali. Il primo è stato Nicco Marocco, che poi dopo risponderà anche alla sua domanda. Guardando i vostri canali ho cominciato a guardare tutti quei canali che avevano addirittura più pochi iscritti di me, che condividevano la passione per la tecnologia, i blog e qualcos'altro che ruota intorno alla tecnologia. Allora, l'altra domanda arriva sempre da Tutto Tech nel post attuale e mi chiede: qual è il tuo telefono preferito? Allora, il mio telefono preferito, io parto dal fatto che per avere un telefono preferito si deve avere anche un brand preferito, ed io un brand preferito ce l'ho ed è nato circa 5 anni e mezzo fa, 6 anni, non ricordo, fatemelo sapere nei commenti, ed è la OnePlus. Perché la OnePlus, da quando ha messo in commercio il suo primo dispositivo, ovvero OnePlus One, ne sono rimasto affascinato sia per prestazioni, sia per qualità prezzo e sia per tutto quello che gli sta intorno. E attualmente il mio dispositivo preferito è proprio appunto della OnePlus, e la versione 5, ovvero OnePlus 5.
E vado con l'ultima domanda, è proprio di Nicco Marocco, che non appena ho letto questa domanda mi ha fatto talmente ridere che voi non avete idea. Allora, Nicco Marocco ha scritto: secondo te è nato prima l'uovo o la gallina? Ok, questa è una bella domanda. Allora me ne vado un po' per esclusione. Se ti dico, mio caro Nicco Marocco, che è nata prima la gallina, tu dici sì, è nata la gallina. Ma la gallina deve pur sempre arrivare da qualche parte. E io ti dico sì, la gallina è nata dopo, perché prima della gallina è nato un uovo. Non so, fatti informare anche su Wikipedia, perché lo dice. L'uovo esisteva già decenni prima ed ha messo a mondo la gallina e non solo. Ok amici di Mythical Snake, questo è stato il video di fine anno, ho risposto un po' a tutte le vostre curiosità e io non posso far altro che augurarvi un buon fine 2017 e un buon inizio 2018. E ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciate un like, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qua in basso. Se volete farmi altre domande, io sarò molto lieto di risponderle, e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video, e ricordatevi anche di condividere questo video. In altri casi noi ci vediamo sempre qui sul mio canale YouTube con il prossimo video. Ciao e buone feste a tutti!